Ciao a te, bentornato in questo nuovo capitolo del deprimente di Persona 4 Golden. Dunque, devo soltanto aspettare che magari Nanako si riprenda. E qualcosa deve, comunque, sto aspettando sempre che qualcosa si muova in ambito poliziesco. Che Namatame non si è ancora ripreso del tutto, quindi parla a spizziche e bocconi e non è in grado di fornire alla polizia una confessione, una totale confessione. Oggi è festa, mercoledì ovviamente, del giorno del qualcosa, del qualcos'altro, quindi usciamo. Vuoi uscire fino a sera? Yep. A te sei fuori pure con la nebbia. Guarda che chimica, vai via. Attenzione, è velenosa. Puoi morire. È pericolosissima. Vabbè, non mi credo, sta ancora lì. Tu pure. Te magari non ragioni, ma tu, vai via. Andiamo in città. Andiamo alla banchina del fiume Samegawa. È vero, perché ho preso le letterine da Idara. Quindi posso parlare con la vecchietta. Oh sì. Yu-chan, ma Isano è sorpresa da qualcosa. Visto che possiedi Mot, una persona d'arcano morte, potresti andare d'accordo. Senti che il tuo legame con Isano si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Isano? Yes. Dai, un altro episodio col finale aperto di Isano e le sue meravigliose avventure. Sì, mi piacerebbe chiacchierare. Sono le lettere che ho mandato a mio marito. Le dici che anche queste erano da Daidara? Is that so? Così anche lui custodiva le mie lettere nel magazzino. Abbiamo avuto la stessa idea. Devo buttare anche queste, ma prima potrei leggerle. Isano ha iniziato a leggere le lettere. Abbiamo confrontato i capelli. Ora mi arrivano alle spalle. Senza di te, chi me li acconcerà quando sarà necessario? Stop. La strada che hai percorso per andartene è ormai coperta dalle foglie secche. Ci incontreremo ancora al fiorire dei ciliegi accompagnati dal frinire delle cicale. Ogni giorno è più luminoso, sento che ti stai avvicinando, passo dopo passo. Le ho scritte una vita fa, chi immaginava che sarei diventata la morte? Mi scosto un pochino sulla sinistra. Isano ha iniziato a leggere le lettere successive. La poesia che mi hai mandato era tratta da Lisa, vero? È appropriata, visto che ti sto aspettando. Ma vorrei tanto andarmene da qui per correre fra le tue braccia. Sarebbe una magnifica avventura andare alla ricerca della cipra e della rondine per conquistare il tuo cuore. Se potessi trasformare in vento il mio cuore e spingerlo al tuo fianco, te ne prenderesti cura. Ah, I lo loved amavo him così this tanto. much. And because I loved him, it saddened me that he forgot my love. Ed è proprio per questo che ho sofferto quando ho dimenticato il mio amore. Sono stata patetica e gelosa. I was a fool. Che shock. Sono rimasta sola per la mia idiozia. Era tutto ciò che avevo, ma ora non c'è più. Devo accettarlo. Sì, prenda del tempo. Tranquilla. Hai ragione, ma posso permettermelo? Isano sorride tra le lacrime. Senti di aver raggiunto il cuore di Isano. Sento di aver raggiunto io il livello 8 dell'arcano morte. Affinità, livello 8, morte migliorato, bla bla, e Thank you. ancora bla. Grazie. Se perché te ridi, se per te va bene, vorrei vederti ancora. I thank you from the bottom of my heart. Oh signore,
carina, però hai salutato Isano e sei tornato a casa. Beh, no, senti, ma perché mi spavento sempre? Ordine delle televendite, la gonna angelica, perfetto. Oggi può lavorare come custode dell'ospedale, ma non ne ho bisogno. Non posso lavorare come tutor. Vediamo la gonna angelica. Ovviamente che l'avrà qualcuno. Yukiko. Gonna angelica. Wow, bellissima. Riduce danni fisici del 20%. Dalmo. Minigonna, ah, ho letto minigonna invisibile. Mio Dio. Gonna angelica, prendo te, visto che Yukiko è piuttosto debole con attacchi fisici, quindi magari così lievita un po' di più, nella speranza che lieviti. Leggiamo qualcosina, cosa vuoi fare? Leggiamo un libro della lezione finale. Leggerlo può aumentare la comprensione, vai. Inizia a leggere la lezione. È la storia di un debole e timido insegnante che non riesce a insegnare a dovere i propri studenti. Questa volta parla dell'ultima lezione dell'insegnante alla sua classe, con gli allievi distrutti dalla commozione. Che come? Ti senti invadere da teneri sentimenti. Ho finito di leggere, finalmente. Hai finito l'intera serie di insegnante bullizzato. Senti dentro di te un vuoto incolmabile. Ok. Senti degli studenti parlare. Con queste nebbie non riesco neanche a vedere il cielo. Non mi piace questo clima. Perché? A me non dispiace. C'è chi dice che sia una nebbia velenosa, ma non mi sento affatto male. Ti preoccupi troppo. Fai come se la città fosse così da sempre. Fai finta che sia naturale. Se lo dici tu. Sempre più studenti marcano visita ultimamente, ma non credo ci sia nulla di strano. Vai, 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 vai che stai sfrecciando tu. Vincerai le Olimpiadi. Te non stai andando a scuola, eh? Stai circumnavigando il mondo. Senpai. Senpai, hai qualcosa da fare oggi? Potremmo vederci dopo le lezioni. Oh. Naoto? Naoto, passo il tempo con Naoto. Thank you. Sai, vorrei farti incontrare una persona. Mamma, papà, figli, genitori. Ma verrò a prenderti dopo. Hai deciso di passare il pomeriggio con Naoto. Capito, però. Se non è che stai volando un pochino. Forse oggi dovrei tornare a casa. E quella nebbia non accenna a diradarsi. Non vi sentite svuotati nei giorni nebbiosi. Ma la pessima notizia è che non posso ancora andarmene. È la schiacciante realtà di chi lavora a tempo pieno. In certe giornate vorrei solo passare il tempo a casa, a contare i miei soldi. Come, scusa? 2, 4, 6, 8, 10. È facile contare quando si usa una sequenza di numeri con una differenza comune. 2, 4, 8, 16, 32. I calcoli con una progressione geometrica sono più complessi. È la sequenza di Fibonacci, pirla. Eccovi una sequenza ancora più tosta. Questa è la sequenza di Fibonacci. 0, 1, 1, 1 più 1, 2. 1 più 2, 3. 2 più 3, 5. 3 più 5, 8. 8 più 5, 13. Yukun, vediamo se la sai. Come si chiama questa sequenza? Ah, te l'ho detto prima, la sequenza di Fibonacci. Hai detto la risposta che ritenevi corretta. Sì, si tratta della sequenza di Fibonacci. Mi fa piacere vedere che studi. La sequenza di Fibonacci parte dallo 0, poi 1, poi i restanti sono la somma dei due numeri precedenti. Non vorrei mai che i miei soldi seguissero una progressione geometrica, mentre non disdegnerei una crescita fibonacciana. Scusate se sto uscendo dal seminato, ma mio marito si comporta stranamente ultimamente. Non che abbiamo litigato, ma non fa che ripetere di quanto la nebbia sia velenosa. Che depressione. Continuiamo la lezione, va? Ma che me frega di te e tuo marito? La tua statistica di conoscenza è aumentata. Oggi le lezioni sono finite. Dovresti andare. Che c'è? Perché sei venuto con Will Smith di Men in Black? Sulla banchina del fiume Samegawa.
L'uomo in nero che hai incontrato tempo fa ti sta aspettando. La nebbia ha avvolto la zona. I am Yakushiji, secretary of the Shirogane estate. I humbly apologize for the other day. Sono Yakushiji, segretario della residenza degli Shirogane. Chiedo scusa per quanto è accaduto l'altro giorno. Della residenza degli Shinogame. Ah, ce li hai i soldi, Naoto, eh? Devo scusarmi anch'io. Anche se non ero a conoscenza, ti ho coinvolto in tutto questo. È stato organizzato tutto da mio nonno. La situazione vissuta recentemente da Naoto-sama ha addolorato profondamente il mio signore. Non avendo nessuno con cui confidarsi, la signorina si è concentrata unicamente sul lavoro. Il mio signore voleva che Naoto-sama sentisse ancora la gioia provata in passato, rivivendo l'emozione di quando voleva solo essere una detective, al di là del genere o del retaggio. I involved you at my own discretion, believing you to be trustworthy. Ti ho coinvolto di mia iniziativa, ritenendoti degno di fiducia. Ti prego di perdonarmi. I received this from Yakushiji-san. It's the final challenge. Ho ricevuto questo da Yakushiji, è l'ultima sfida. Sul biglietto c'è scritto: ho fatto ciò che non sopporti in un luogo a te caro, ma l'ho fatto al di sotto, non al suo interno. A che è come I'd be fond of. Un luogo a me caro. Beh, un luogo alto? You remembered. Te lo ricordi? No, Naoto a noi ci allegra. Il luogo più alto da queste parti è la collina. La collina. Next, what I can't stand to do. There are several possibilities. Poi ciò che non sopporto di fare. Ci sono varie possibilità, ma buttare via le cose? Attività fisica? Cucinare? O buttare via le cose? That's right. Did I mention that before? Giusto, te ne avevo parlato. Naoto sorride imbarazzata. Considering what's at the hill, the most likely answer is the trash can. Considerando quello che c'è sulla collina, la risposta più plausibile è il cestino della spazzatura. I have an inkling of what might be there. Ho una vaga idea di ciò che potremmo trovarvi. Let's go, senpai. Andiamo, senpai. Dobbiamo arrivare fino alla collina. Sulla collina che sovrasta la città. La nebbia ha avvolto la zona, ho capito. Sul fondo del cestino era attaccato qualcosa. Me ne ero totalmente dimenticata. È l'ultimo dei sette strumenti, il taccuino del detective. Wow! Che c'è? Qui dentro c'è tutto ciò che avevo dimenticato. Credo che il nonno volesse rinfrescarmi la memoria. Che gioco infantile, è un egoista. Mi costringe a ricordare, ce la stava mettendo tutta. Per non essere sottovalutata, per non essere trattata con sufficienza. Hai aiutato Naoto a calmarsi. Anche perché Naoto te le ho fatte trovare io gran parte di ste robe. Se avessi risolto il caso degli omicidi seriali sarei stata accettata. Mi avrebbero accettata come quinta generazione di detective della famiglia Shirogane. Così mi dicevo almeno. Volevo solo essere accettata, volevo che avessero bisogno di me. Ecco perché ero agitata e me ne stavo in punta di piedi, concentrandomi solo sulla risoluzione del caso. Inizialmente però volevo diventare una detective. Perché ero affascinata dai misteri e potevo aiutare le persone a risolverli. I remember now. Questo è quanto. Ora ricordo.
Do you recall the time I faced myself in the TV world? Ricordi quando ho affrontato me stessa nel mondo della TV? It was my task to accept the self who yelled, "I want a reason for me to stay." Dovevo accettare l'altra me stessa che gridava, "Voglio una ragione per restare." But my reason to stay was not solely to solve the crime. Ma la mia ragione per restare non era solo la risoluzione del caso. Everyone gave me a reason. Tutti voi mi avete dato una ragione. You gave me a place to stay. Mi avete dato un posto dove stare. Naoto si sta sforzando di sorridere tra le lacrime. I have to be an adult. I have to be a man. With that way of thinking, I was running from myself. Devo maturare, devo essere un uomo. Con quel modo di pensare, fuggivo da me stessa. I don't need to look for something to change or something to accomplish. Non devo cercare di cambiare o di portare a termine qualcosa. I need to have faith in myself. Devo solo avere fiducia in me stessa. Naoto, però ti stai anche portando il cervello. Quanto sta durando qua? Finalmente posso accettare me stessa di essere una donna, di non essere ancora la detective che volevo diventare. Io sono una donna e una detective. Complimentoni, Naoto. Hai risolto il caso più difficile. Sapere chi sei. E vado in cerca della verità insieme a te e a tutti gli altri. Percepisci la forza di volontà di Naoto. Senti che il tuo legame è come la forza del tuo. Vabbè, da, finalmente. Benone, livello 9. Affinità sociale Naoto Shirogane raggiunto il livello 9. La determinazione in battaglia. Ora un colpo mortale al posto tuo in battaglia. Perfetto, un altro scudo. Quando stiamo insieme ho paura. Paura che... Oh sì, paura che una volta ammessa la verità venga fuori un po' tutto. Ma devo confessare i miei veri sentimenti. I love you. Ti amo. Anyway, that seems to be the truth. Comunque le cose stanno così a quanto pare. Sei giunto a un punto di non ritorno, la tua relazione con Naoto è diventata intima. Siamo a quanto? 4, 5? Sono così imbarazzata che potrei morire. Sei rimasto a lungo con Naoto. Dopo scuola. Torniamo a casa. Oggi puoi lavorare come tutor, oggi puoi lavorare come custode, oggi posso lavorare e basta. Verità sociali. Che livello è lo studente mongolo? Cioè, stupidello. Studente assistito, livello 9, perfetto. Vediamo di farti... Vado da te, usciamo. Andiamo a te a prendere. Area commerciale. Madonna, che musica inquietante, DJ! Qua lavora part-time, lezioni private. Senti che il tuo legame con Shu si rafforzerà presto. Va bene, allora cerchiamo di farlo finire in fretta. Hai deciso di dare lezioni private. Grazie mille per l'altra volta. La mia sospensione non è stata molto lunga. Avere addosso gli occhi di tutti invece è stato brutto. È colpa mia, devo cambiare. Shu sembra fiducioso. Livello 10... Ah no, ancora devo continuare. La mia mamma mi ha comprato una torta per il mio compleanno. Mi ha detto, ho perso la pazienza e ti ho detto cose terribili. Ma non volevo, te lo giuro. Sarò sempre fiera di te, caro. Ha detto così. Le ho sempre spiegato perché ho imbrogliato. Le ho detto ciò che pensavo di quello studente nuovo e che non volevo che lei mi odiasse. Allora le ha detto, ricominciamo. Let's start over as a family. Ricominciamo come famiglia. Ho sempre pensato che una famiglia fosse qualcosa che è così e basta, qualcosa di fatto e finito. Ma invece sembra che si possa ricominciare da zero.
Per tutto questo tempo non ho mai veramente prestato attenzione a mia madre. Pensavo che se non fossi stato il migliore, lei mi avrebbe disprezzato. A causa di ciò, pensavo di dover essere sempre il numero uno, in modo da farmi valere, da farmi volere bene da lei. Ma non era vero, non aveva alcuna importanza. Lei non ha mai smesso di volermi bene. Shutra tiene le armi, ma tutti che piangono siete. Devo ringraziarti. E devo ringraziare anche i tuoi amici. Perché? Per esserti caduto in faccia. Ah, ah già, hai pure palpato Yukiko. Non lo fare mai più. Grazie per avermi considerato per quello che sono. Non sarei riuscito a parlare a mia madre se non l'aveste vista. Se non l'aveste fatto. Sono fiero di te, giovane Padawan. Grazie. Ci sorride. Che c'è? A proposito, che vuoi? Ho ottenuto i risultati degli esami. Risalgono a quella volta che ho preso il punteggio più alto in una simulazione d'esame. Pensavo che fossero l'unico legame tra me e mia madre, ma in realtà non è qualcosa di visibile. Quindi, per favore, portali via. Bruciali, almeno fin quando non riuscirò a ridere di ciò che pensavo di me stesso. Ho imbrogliato in un compito di classe e mi hanno sospeso. La mia scheda personale sarà segnata per sempre. Penso proprio che andrò a suicidarmi. Entrare in una buona università, lavorare per una grande azienda, è un futuro che forse mi è negato ormai. Ma ora ho capito che non devo per forza percorrere una strada così stretta e limitata. Madonna mia, ma perché questi social link parlano all'infinito? Se fossi rimasto su quel binario, senza pensare, senza vedere niente che non fosse quell'obiettivo, la mia vita sarebbe stata vuota. Rifletterò sulla mia vita e deciderò io stesso quale sarà la mia strada. Sento che la mia vita è appena iniziata, non perché sono giovane, ma perché me ne sono appena reso conto. Ci ride imbarazzo, sento un profondo legame che ti unisce a Shu. Madonna mia, ma che orecchie devo avere io di adamantio per ascoltare tutti, chiunque? O mi chiedono cose, o si sfogano, piangono, fanno robe. Tu sei me, io sono te, instaurato un legame autentico, questa affinità sincera. Saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. La facoltà di creare Shiva, la forma definitiva dell'arcano Thor. L'affinità sociale studente assistito ha raggiunto il livello massimo, è palangiato, va bene. Ok, non può essere compromesso, capito. Shiva, dio della distruzione. Ho un favore da chiederti. A partire da oggi vorrei smettere con le ripetizioni, intendo. Stavo pensando di iscrivermi a un club, la squadra di baseball. Non ho mai giocato a baseball, ma ho sempre voluto farlo. Non conosco le regole, però. Ci ride come un bambino. Avevo solo i miei studi, dovevo essere il numero uno. Non pensavo ad altro. Ma non ricominciare, eh? In quel modo la mia vita sarebbe stata vuota. Quindi voglio provare tante cose diverse. Palla, provaci ora. Mi dispiace, ma permettimi di chiuderla qui con le ripetizioni. Però possiamo giocare a baseball insieme qualche volta, ma mai. Hai dato ripetizione a Shu per l'ultima volta. Ok, meno male. Hai guadagnato 10.000 yen dando ripetizione. Buono. Il vecchio calendario giapponese faceva uso di nomi diversi per i mesi di settembre. Era Nagatsuki, ottobre, Kannazuki. In questo tempo sembra quasi che tutti gli dei se ne siano andati e ci abbiano abbandonati. Questa nebbia è tremenda, non trovate? Sembra di essere avvolti nella garza, come le mummie egizie. Certo, se la mia casa fosse bella come una delle antiche piramidi, probabilmente non mi lamenterei così. Ah, professor Osoi! Ma le mummie sono già belle morte, non hanno di che preoccuparsi, mentre voi, avrete presto gli esami. E se avete fallito quelli precedenti, sarete ancora qui più preoccupati. Non voglio vedervi infestare questi corridoi. Bene, allora, Yu-chan, ho una domanda per te. Ma ci sono anche altri compagni, perché sempre a me? Ci sono oltre 130 piramidi in Egitto, ma sai a chi è sepolto nella più grande? Giza, Tutankhamon, Cleopatra, nope.
è Khufu. La tua risposta che ritenevi corretta. Esatto, la grande piramide, la tomba del faraone Khufu, noto anche come Cheope. Ci sono voluti oltre 20 anni per erigerla ed è stata la più alta struttura creata dall'uomo per 4 millenni. Inserirò questa domanda nell'esame di settimana prossima. Vi auguro buona fortuna nel passaggio all'anno successivo, studiate sodo. La tua risposta esatta, perfetto, conosce perfettamente. Almeno vediamo se sarò promosso, passerò al terzo, cambierò scuola, andrò in una scuola di muti, dove mi troverò benissimo. Senpai, ecco, potessi dedicarmi del tempo più tardi? No, capisco, no. Allora ci vediamo. No, cosa vuoi fare dopo la scuola? Di certo, vuoi andare a buttarmi dalla collina? Puoi risalire le scale perché dalla collina non muoio, ributtarmi fino a quando magari non riesco a risolvere sto problema che mi assilla della vita. Ok, sì, però adesso che facciamo? Social link, a me. Naoto Shiragami è arrivata al 9. Gli atleti ancora sono a 8, Saki è 8, la signorina anziana 8, te sei ancora al 7, non va bene, così come Ayane. Giovane madre ancora al 7. Tanto salviamo perché sì. Eri, sto arrivando da te. Tanto dovrei anche dirmi se tuo figlio è ancora vivo. Zona commerciale centrale. Madonna, che nebbione che si è buttata Inaba. Ok, visto che posso inichendo la temperanza, meno male, il mio legame si rafforzerà presto. E andiamo. È deciso di lavorare al dopo scuola. Fatemi bere un pochino perché ho la lingua secchissima a forza di parlare. Tra Naoto, tra lo studente. La nebbia avvolta la zona. Perfetto, qualcun altro dovrà lamentarsi con me. Dicevamo, hai dato una mano al dopo scuola. Io chiudo succo di mela. Smettila, non colpire Misaki-chan. Non è Misaki, è il nemico di Fatherman R che si traveste. Allora non gioco più a Phoenix Ranger Fatherman R. Sembra che Yuta stia difendendo una bambina, bravo Yuta. Almeno hai il gesso da qualche parte. Ancora una volta i bambini ti tirano in tutte le direzioni. I bambini non mi stanno cacando proprio. Hai deciso di fare parte del tragitto verso casa insieme a Eri e Yuta. Meno male, stavolta è riuscita a prenderlo. La nebbia ha volto la zona, va bene. Oh, Minami-san, è con Yuta-kun? Vado a giocare al fiume. Ma perché? Nakamura-sensei. Io non ce la posso fare. Cioè, Yuta sta lì a galleggiare, il corpo di Yuta verrà ritrovato a mare 2 mesi dopo. Oh, mi scuso per i problemi che Yuta ha causato a scuola. Questa donna deve essere un insegnante della scuola di Yuta. Yuta-kun è davvero indisciplinato. Dal suo comportamento si capisce facilmente come è stato cresciuto. Scusa? Ah, e questo chi è? Sembra piuttosto giovane per essere suo marito. Ma veramente, che sono un aiutante del doposcuola. Che problemi hai tu? Oh, capisco. Occuparsi di Yuta-kun è un lavoro impegnativo, eh? In ogni caso è piuttosto giovane, ma immagino che chi viene dalla città sia diverso da noi gente di campagna. Ma ti sei svegliata coi chiodi sulle scarpe? Forse non c'è da meravigliarsi che Yuta-kun sia diventato così. Ma che hai mangiato, acido tu? Eri, è un bel peso dovergli fare ogni volta delle fotocopie extra.
Mi tocca farlo nel tempo libero, sa? Beh, suppongo che anche questo faccia parte del mio lavoro, dopo tutto. I'm sorry. Mi dispiace? Fossero soltanto i suoi brutti voti, poi. Purtroppo c'è da fare i conti anche con il suo comportamento violento. È facile buttarla sul ridere ora, ma a lungo andare diventerà bullismo. È l'anticamera della delinquenza, cioè praticamente ha letto il suo futuro, che a sua volta può portare alla criminalità, poi alla prigione, fino a morire con l'ergastolo dentro una cella, da solo, al buio, impiccandosi, perché, capito, ha commesso tante di quelle atrocità. Beh, devo proprio andare. Scusi se... non ce la deve... Vai, vai, ti prego. Scusi se l'ho disturbata, ma vaffanculo tu. La professoressa Nakamura gode di grande rispetto tra le madri dei compagni di classe di Yuta. Mentre sparlano di me perché sono una seconda moglie, una che viene da fuori. E poi, sai come Yuta, no? Insomma, per me è praticamente impossibile farmi degli amici qui. Se solo fossi un bambino più studioso. No, non è colpa tua. I voti non c'entrano, stupidella. C'entrano e come? A causa dei suoi pessimi voti, la sua insegnante ce l'ha con me. Ed è per questo che le altre mamme mi parlano alle spalle. Io ce la metto tutta, eppure lui... Eppure lui dov'è? Che fine ha fatto il bambino? È stato morso da un coccodrillo nel frattempo. Non ne posso più, sono stufa marcia. Perché continuano a capitarmi queste cose? Eri si è messa a piangere. Ah, sei vivo. Non trattare male la mia mamma. Pum! Ma che c'entro io? Yuta ti ha colpito più forte che poteva, facendomi volare, tra l'altro. Stai bene? Avevo solo una cosa nell'occhio, Yuta. Il signor Yu non mi stava maltrattando. Thank you. Mi dispiace, ma grazie. Lascia stare la mia mamma, ha detto. Sono felice, credo. Io credo... Credo di avere un'emorragia allo stomaco, intanto. Eri sorride tra le lacrime. Senti che il tuo legame con Eri si è fatto più forte. Mentre la mia Mills è andata. Livello 8. Ma che male. Affinità sociale, giovane madre ha raggiunto il livello 8. Il tuo potere di creare persone dell'arcano temperanza è migliorato. Then, I'll see you again. Ti devo salutare, ci vediamo al doposcuola o al pronto soccorso. Andiamo a casa, Yuta. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa per nulla turbato dalle percosse che hanno chiuso in bellezza la tua giornata. Hai guadagnato 10.000. Non ce la posso fare. Perché Inaba? Non poteva andare da qualche... a Kyoto, volevo andare a Kyoto. I dati che hai piantato sono pronti per essere raccolti. Madonna, che sfiga che c'è sto ragazzo. Le verdure dell'orto sono cresciute in modo splendido. Me ne ho preso il melone. Beh, che germogli voglio piantare? Ma che ne so io. Paprika muro, vai. Io continuo a fare questo proprio perché mi manca Nanako. Bene, allora, usciamo. Di nuovo, per l'ennesima volta. Perché io mi aspetto sempre la musichetta allegra e felice, invece. Oh, ciccia. Oh, senpai, buonasera, cavoli, comincia a far freddo fuori. Sto tornando a casa, stavo prendendo dei libri dalla biblioteca, di notte, e non mi sono accorta dell'orario. Dimmelo, ce l'hai una casa, vero? Hai tempo, senpai, sarebbe carino se potessimo... Beh... Visto che poi passa, ma manco morto. Capisco. Allora facciamo un'altra volta, ma per favore. Allora, come dicevo...
Ho bisogno disperato di prendere dei punti con Eri al santuario. Quindi salviamo. Va bene, salvataggio completo, sono felice. Andiamo al santuario e cominciamo a salvare, caricare, salvare, caricare, salvare, caricare fino a quando non prenderò una grande fortuna. Madonna, che due palpebre. Dentro di fuori la scuola. Eri. Grande fortuna. Benissimo. Il vostro accomodo non è ancora pronto. Maledizione. Tempo è passato mentre legavi l'omi no cucù al ramo dell'albero. Non li sai fare i nodi tu? Sono di nuovo a scuola. Senti degli studenti parlare. Ehi, non pensi che la gente è sempre più strana con queste nebbie? Oppure hai visto gente indossare delle enormi maschere a gas in città? Già, e la gente ci sta ancora ammalando. Hai sentito di quelli che parlano di roba stranissima? Come che il mondo stia finendo, che i cambiamenti climatici sono colpa del peccato originale? Robe così. Ehi, cosa pensi succeda cosa pensi succeda se pensi che qualcuno sta male? Come parli tu? Te sei bocciata, ma non fai nulla al riguardo. Cioè, in sincerità, ieri mio papà. Vabbè, ciaone. Mi hai imparato a parlare almeno. Buongiorno, tutto ok ragazzi? Non avete una bella cera? Siete esausti per via dello studio in vista dei prossimi esami? Speriamo che la vostra memoria non faccia cilecca. Manca solo un mese a Natale. Vi siete trovati qualcuno con cui passarlo? Ah, io sì, per cui sentite un po', voglio farvi una domanda natalizia. Come, scusa? Vediamo un po' quanto ne sai di torte, Narukami. Ma perché? Quale di questi è considerato una torta di riso? Il mochi, una balla di riso? Hai dato la risposta che ritenevi corretta? Eccellente, il mochi è un tipo di torta di riso. Quando si pensa ad una torta, ci si immagina un dolce, ma qualunque preparato, pestato è considerato tale. Come nel caso del mochi, un preparato di riso pestato nel tradizionale mortaio. Un altro esempio è il kamaboko, una torta di carne di pesce ben pestata. Tuttavia, non credo che vi convenga mangiare una torta di pesce la sera di Natale. Ah, hai dato la risposta esatta. Beh no, già, la mia conoscenza vale più di te e di tutta la scuola messa assieme. Per oggi le lezioni sono finite, non puoi fare altro che aspettare qualche coso lì. Nanako si risveglia. Oh, che coso chi? Come mi sento troppo in colpa? Ho chiamato Nanako coso. Non puoi, scusa Nanako. Ma a te che vuoi? Ok, dunque, esaminiamo, salviamo tutto il resto. Bene. Però, che vuoi? Perché mi guardi? Dicevo, tanto voglio il primo piano. Perfetto. Su di me, grazie. Per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video e vi annuncio dicembre. Il dicembre che sta arrivando sarà un mese molto importante. Appuntamento al prossimo video. Ciao.